Mi chiamo Elisabetta Gatti, ho 17 anni e sono di Modena. Sempre amato cantare, fin da quando sono piccola, e la prima esibizione in pubblico l'ho fatta a 6 anni e ho vinto il concorso che stavo facendo e da quel momento ho capito che la musica era quello che volevo fare nella vita. Infatti ho iniziato a suonare il pianoforte e a prendere lezioni di canto, poi ho preso anche lezioni di ballo e ho fatto vari concerti nella mia città, in locali e teatri e mi piace tantissimo fare questo, è quello che voglio fare. Canterò Someone Like You di Adele e ho scelto questo brano perché mi rappresenta, è la storia di una ragazza che ha una storia d'amore che è finita male, però lei in ogni caso cerca di mantenere un buon rapporto con lui e gli augura comunque il meglio anche se è andata male. È una cosa che mi rappresenta perché è un'esperienza che ho vissuto direttamente. Io vorrei trasferirmi, lasciare l'Italia, ma mi piacerebbe andare in America e infatti sto studiando lingue e ho fatto vari viaggi, mi piace un sacco viaggiare, faccio tanti viaggi studio d'estate, sto via anche dei mesi, molte volte, e mi piace tantissimo l'America e quindi spero di andare a vivere in America. E poi, se trovo un lavoretto part-time per mantenermi, ben venga, però mi piacerebbe lavorare nell'ambito della musica comunque, cantare o suonare, oppure aprire una scuola di musica, magari. Taste. Never mind.
Sometimes it hurts instead. Sometimes a lesson learned, but sometimes it hurts instead. Yeah, yeah. Elisabetta Gatti, cantante della provincia di Modena. Ringraziamo anche i coristi che sono stati con noi. Tieni Elisabetta, ci scambiamo i microfoni. Questo è per cantare, invece questo per parlare. Come ti senti innanzitutto? Bene, un po' emozionata. Un po' emozionata. Facciamo un applauso a questa ragazza, per favore. Guardate che salire su un palco e esibirsi non è una cosa semplice, lo dico spesso. Guadagniamo anche un pochino di spazio. E leggendo un pochino di te, so che ti piace cantare, ma anche molto viaggiare, vero? Sì, la tua esatto. Grande passione, hai viaggiato molto? Sì, ho fatto molti viaggi, sono andata in America, Africa, un sacco di posti. Senti, un posto che ti è rimasto così nel cuore? Due posti che mi sono rimasti nel cuore sono Dublino e Miami. Tra l'altro Dublino, tu sembri un po' irlandese, se posso dirlo. Lo so, ti scambiavano magari per una del posto anche. Un po' sì. E poi Miami, che tra l'altro lì c'è molta musica anche latina, sì, giusto? Esatto. Va bene, insomma, quindi ci consigli questi posti magari. Sì, molto. Allora, cara Elisabetta, andiamo da una tua omonima a sentire che cosa ne pensa di te. Allora, Elisabetta, intanto ti faccio i complimenti per la tua presenza scenica. Grazie. Perché mi piace molto come hai affrontato il pubblico, come ti sei imposta, hai molta personalità. Grazie. Per quello che riguarda il canto, hai scelto una canzone difficilissima e hai una voce molto limpida e molto bella, che acquista anche nei momenti in cui sussurri. Ho visto una progressione, nel senso che alla fine eri più sicura di te, quindi si sentiva di più l'espressione, tutto quanto. All'inizio ero un po' emozionata, quindi c'è stato un pochino di qualche calo, un pochino nell'intonazione così. Comunque io ti direi di curare sempre molto tutto il pezzo, no? Anche se sei emozionata devi comunque superarlo. E cercare di... Però mi è piaciuta molto la tua esibizione, brava. Grazie. Complimenti. Bene, fai tesoro delle parole della nostra Elisabetta. Sentiamo gli altri giurati se ti vogliono dare qualche consiglio. Tina? Io trovo che Elisabetta sia straordinaria. Perché, grazie. Come diceva Elisabetta, hai veramente una bella presenza scenica. Poi alla fine hai fatto una cosa che sinceramente in questi 3 anni di talent non ho mai visto fare. Cioè hai tenuto, diciamo, il personaggio, ti eri comunque calata in quello che stavi facendo fino in fondo, fino all'ultima nota, con uno sguardo intenso di un certo tipo che comunicava qualcosa. Veramente, anche grazie. Quando hai alzato un po' gli occhi, poi li hai abbassati, così era proprio... molto studiato, molto pulito, molto sentito, quindi non era solo tecnico, era proprio vissuto. E anche questi dettagli fanno veramente la differenza, vuol dire che proprio l'hai dentro di te, perché sì, te lo possono anche insegnare, però sono cose, quando uno è un animale del palcoscenico, oltre la tecnica, oltre a quello che tutto che impara, la razionalità, gli esce questo, e questo è importante. Bene, bene, una battuta veloce degli altri nostri due giurati. A me è piaciuta molto la pronuncia, perché se chiudevo gli occhi mi sembrava una cantante americana. Quindi? E non è una cosa semplice, certo. Perché gli italiani hanno sempre questa cadenza, l'accento si sente un po'. E lei veramente, l'inglese è perfetta. Bene, quindi complimenti. Grazie. Anche da Franco. Alessandra? Io velocemente, perché sono d'accordo con loro, mi hai coinvolto e sei stata bravissima secondo me. Grazie. Quindi tutto nell'interpretazione, la voce, quindi brava, davvero. Grazie. Bene, complimenti. Allora Elisabetta, lascio la parola a te e lanciamo insieme il prossimo. Concorrente. Yeah.